Michael Cegazzo. Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo mini video su Castle Clash, perché in questo mini video notturno, quindi nemmeno posso tanto strillare, vi volevo soltanto aggiornare del fatto che prima in questa Magic Mission, che infatti mi ho da ribeccare anche 150 gemme indietro, sono riuscito a trovare, ragazzi, epico, mi mancava Michael. Eccolo qui, stavo aspettando questo mini video appunto per scartarlo e mi è uscito Michael subito dopo Pistolera, dopo 4 mesi di inattività, quindi sono stati da maggio che me è uscito l'ultimo eroe, poco più di una settimana fa mi è uscito Pistolera e adesso mi è uscito questo, e con questi due eroi veramente sto coppato perché mi mancano praticamente solo Match Tessa, ne posso fare a meno, Rekno, sono entrambi forti, ne posso fare a meno, e Ronin, che mi piacerebbe tantissimo, che ve lo dico a fare, ma anche di questo comunque posso farne a meno, le ondate le ho già finite, e per i dungeon, per finire gli ultimi dungeon che mi mancavano, i folli, infatti a me mancano questi ultimi 5 dungeon qui, mi serve proprio Michael, perché Michael era veramente quello che mi mancava. Quindi, ragazzi, non perdiamo altro tempo, andiamolo a scartare. Ci sta anche, vediamo se sta nel mercante in fiera. Wow, che culo, ragazzi, ce l'abbiamo. Quindi ci becchiamo questo, così non sperperiamo nemmeno le gems. Gems che poi, tra parentesi, e possiamo così al volo mettere, ragazzi, il miracolo. Anche se ieri sembrava, ragazzi, che me lo volesse dare l'eroe, perché due ore ieri sera mi è uscito Golem, Aries, poi mi è uscito anche un altro leggendario che non ricordo, frammentabile, e poi mi è uscito questo. Quindi veramente sembrava che a un certo punto si era stufato e doveva darmi qualche eroe nuovo. Allora, vediamo un po', due roll singoli, ragazzi, due, quindi uno. Oh, attenzione, vedete, Aries mi sta un attimo sfornando, quindi non vorrei che con un altro roll singolo mi dà un miracolo. Vabbè, dai, adesso stiamo esagerando, perché tantissimi, veramente in due giorni mi ha rimboccato di leggendari, di cui tutti rari, nemmeno un frammentabile. Non perdiamo altro tempo, lo slot lo abbiamo liberato, eccolo qua, speriamo, ragazzi, che esce con talento pazzesco. Pazzesco, incredibile, formidabile, livello 5, andiamolo a vedere. Che cazzo è? No, livello 1, che palle, vabbè, un altro che bisogna trovargli il talento. Però, ragazzi, ho trovato Michael, che me ne frega, il talento prima o poi uscirà, non c'è problema. E quindi direi di andarla a potenziare per quanto possibile, perché col fatto di Pistolera mi sono mangiato praticamente tutto, mi sono mangiato. Quindi facciamo così, non serve ancora, bastano ancora questi qua. Allora, qua invece facciamo di questo, 80, potenziamo ancora così, livello 100, serve oro. Fatto il pieno, possiamo tornare a potenziarlo. Allora, facciamo così, intanto gli mettiamo anche il lucchettino. Poi, guadagna, qua che cosa ci sta? Possiamo dargli due di questi, intanto facciamo così. Vabbè, ne ho cancellato uno per sbaglio, comunque non fa niente. Andiamo a guadagna exp, c'ho soltanto 6 libri, una tristezza cosmica, quindi cerco di usarli tutti quanti al meglio, massimizzando anche i libretti più piccolini. Potenziamo, facciamo così, mettiamoci questi, livello 140. Poi in pratica potrei magari evolvere qualcuno per prendere i libri. Ne ho molti a livello 200. Dovrei farmi qualche calcolo, ma mi sa che non ho per niente i prestigi. Infatti ho solo 300, me ne servirebbero 2000 per fare questo magheggio, quindi non riesco nemmeno a fargli evo. Però posso portarlo almeno un po' su di livello, e poi in un paio di settimane, penso 2-3 settimane, si riesce anche a fare evo 2. Intanto continuo a sbloccargli qualche livello che gli manca. Dove è andato a finire? Adesso sicuramente è più in alto, sta qui, guadagna exp. Ah no, ha finito, niente, livello 146. C'ho le ondate, i dungeon qui, 24 anche al massimo, quindi spazziamolo finalmente, un nuovo eroe da spazzare, ragazzi, perché la tristezza stavo spazzando, dio del tuono, cioè rende la tristezza. Quindi Gol, un nuovo eroe da spazzare che si può prendere un bel po' di exp, e gliela andiamo a dare. Un bel 24, non penso sfori a livello 160, cioè non credo, tutto può essere. Vediamo, infatti 153 va bene. E poi ho anche una valanga
di ondate che se non le do a Michael a chi le do, quindi AF spazza 153, facciamo così. Ok, livello 180, vado a potenziare adesso praticamente. Che cosa succede? Che mi serve un libretto verde. Ah vabbè, dai, ci abbiamo uno viola, va bene lo stesso. Quindi sblocco, gli do il libretto verde a Michael. No, non evolvi. Libretto, gli do questo, poi evolvi. Devo andare a comprare la pietra, quindi pietra dell'evoluzione, questa qua, va indietro. Torniamo su Michael che stava qui. Evolviamo, c'ho 20.000 frammenti però. Evolvo, me ne riprendo un libro gigante, pazzesco ragazzi. Michael evo 1, primo step. E possiamo procedere. Ottenuto il redentore, questo eroe può usare equipaggiamento. Prova ora, ottieni. Va bene. Il tuo equipaggiamento. Ah, posso anche alzare questo. Ovviamente adesso gli vado ad alzare un po'. E anche il potere cresce insieme a questo eroe. Va bene. Praticamente adesso che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a guadagnare exp. Per fare ciò però conviene mettere un'altra missione, perché la missione ci dà i libri. Quindi se noi facciamo così, regaliamo 153, poi i dungeon ne sono 4, quindi li spazzo, 4 dungeon al volo. Ovviamente ci stava lui selezionato, quindi adesso starà a livello 80, potenzia, perfetto. Continuo a dargli le ondate per farlo continuare a salire, vediamo a che livello riesco a portarlo con 66, sicuramente non altissimo. Potenziamo, torniamo sulle ondate, lui potenzia, ok, livello 180 sbloccato ragazzi, quindi per quanto riguarda il portare sulla skill e l'evolverlo, aspetterò ovviamente di portarlo a livello 200, così i frammenti intanto li accumulo. Se mi esce una copia, a culo, mi esce una copia di Michael, cioè praticamente impossibile, potremmo rollarne due e uscire un altro Michael, ma la vedo impossibile, ma sicuro ci dovrò spendere 60k frammenti, quindi quando sto a livello 200 gli faccio doppia evo. Comunque veramente troppo felice di aver trovato questo eroe, perché lui mi mancava e veramente adesso sto super coppato, proprio ho il team che mi serve anche per completare tutti quanti i dungeon. E quindi a posto così, una gran botta di culo stasera, ogni tanto una gioia ragazzi. Quindi se questo mini video notturno vi è piaciuto, lasciate un bel like, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo eroe, iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.